Paolino Barbiero, la battaglia contro la chiusura degli uffici pubblici, delle poste a Treviso prosegue, non si arresta, le rassicurazioni di Poste Italiane non vi hanno convinto e quindi la vostra mobilitazione continua? Assolutamente no, Poste Italiane sta facendo il doppio gioco. Da una parte prende i soldi dallo Stato per garantire i servizi di prossimità e la coesione sociale stando nel territorio, dando una risposta ai pensionati e alle famiglie, e dall'altra parte vuole chiudere gli sportelli ma anche ridurre la frequenza della consegna della posta, creando danni alle famiglie perché quando arrivano in ritardo i pagamenti poi le conseguenze si scaricano sull'utente. Senza dimenticare che Poste invece dovrebbe investire di più qualificando gli sportelli e tenendoli aperti tutta la settimana, anche perché oltre a essere Posta ha compiti di banca e quindi potrebbe trovare un ulteriore sviluppo. È per questo che noi abbiamo fatto questa protesta provinciale, sosteniamo il ricorso dei sindaci che hanno fatto presso il TAR e riteniamo che Poste debba sedersi al tavolo e affrontare i temi ascoltando le esigenze del territorio e non decidendo solo guardando i numeri, che tra l'altro rischiano di peggiorare perché essendo presente in tutto il territorio l'investimento fatto in modo intelligente può produrre effetti anche di maggior valore per le poste e dare anche una prospettiva occupazionale a nuove generazioni che sono in grado di utilizzare di più e meglio le nuove tecnologie informatiche e telematiche. Quindi ora vi aspettate quantomeno una convocazione da Poste Italiane per discutere la questione? Sì, Poste Italiane sta già discutendo a livello nazionale con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, riteniamo lo debba fare anche nel Veneto. Su questo si sta muovendo la Regione, ma se la Regione non riuscirà a portare le poste al tavolo, c'è anche l'ANCI Veneto che si sta muovendo e se serve noi continueremo a fare proteste anche emblematiche perché ciò avvenga, cioè si coinvolgano i cittadini e i responsabili delle scelte di una caduta negativa del servizio che Poste vuole realizzare nel territorio. Proteste emblematiche fino all'occupazione degli uffici postali? Sì, alcuni sindaci hanno detto che si sono resi disponibili, noi siamo pronti a dare il cambio e a fare in modo che l'occupazione sia continuativa.